Sport e cultura. L'idea di dare questo titolo a questo convegno mi è venuto da un libro scritto da Loris Lolli, un giornalista sportivo del Corriere dello Sport di Roma, nativo di Forlì, romagnolo, che ho conosciuto all'età di intorno ai 90 anni e ha scritto questo libro, patrocinato dal CONI, Comitato Provinciale di Roma. Marco, vedi? C'è qualcosa che ci unisce. E ho conosciuto una persona come di grandi uomini, grandi sportivi, grandi giornalisti. Lo presentò nella sede dell'UNAR, l'Unione delle Associazioni Regionali di Roma, di cui la piccola l'Associazione Buccini del Mondo fa parte, insieme alle associazioni romagnoli, siciliane, pugliesi, di Roma, di Lucca, il Focolar Furlan, cioè il Friuli Venezia Giulia, e tante altre associazioni, che c'è una casa delle associazioni a Roma. E in quell'occasione l'ho conosciuto, siamo diventati amici, sono andato a trovarlo a casa sua in zona Nomentana, è deceduto da qualche anno, e mi ha mandato due o tre articoli sulla voce di Buccini che ho pubblicato di suoi ricordi del suo passato giornalistico. E allora ho voluto dedicare questa giornata di sport e cultura proprio a lui, che voi non conoscete, io l'ho conosciuto, e la sua foto si trova comunque e questo signore qui è memorizzata nelle pagine della voce di Buccino di qualche anno fa. Perché ho voluto fare questo binomio sport e cultura, o congiunzione o verbo, secondo come ne vogliamo parlare? Perché lui, essendo un uomo di sport ma anche di teatro, faceva c'era una compagnia teatrale abbastanza conosciuta che girava anche l'Italia, e quindi è un uomo di sport proprio, uno sportivo, faceva attività sportiva, nel deprecato ventennio ha partecipato ai littoriali facendo atletica leggera eccetera, e è partito da questa figura, fa vedere i primi uomini, le lotte del passato eccetera. C'è lo sport che viene da lontano, la cultura che viene da lontano, tutto questo ci porta a considerare quello che oggi a Buccino sta succedendo. Buccino nel 1900, in che anno l'ho pubblicato questo? Nel 2001 scrissi questo libro, Il calcio a Buccino dalle origini degli anni 70, e ho portato, diciamo, la storia del calcio. Io sapevo che il campo sportivo è nato qui nel 1929, questo stadio Paolino Via, però la squadra di calcio è nata nel 1925, come risulta anche dall'immagine locandina dell'attuale società Buccino Corsia di Calcio. Ma il primo campo di calcio era un Puzzolo la Pigna, proprio la Pescara, cioè sotto al campo sportivo c'era un pozzo detto Puzzolo la Pigna, e lì i giovani buccinesi degli anni 20 andavano a fare calcio. Poi si spianò qui e nacque il campo di calcio, che ebbe come presidente il primo presidente Italo Pesce, e da Italo Pesce siamo arrivati a Gaetano del Chierico. Una storia ricca di avvenimenti. Quella squadra di calcio era fatta di pionieri. Un paio d'anni fa, non ricordo bene, proposi di intitolare il campo di calcio di Lago Pescara, che era stato costruito dai
da quei pionieri con gli asi, con le zappe, con le cose a spianare, a togliere le pietre, ai pionieri del calcio buccinese degli anni 20, 30, 40. A Buccino nessuno poi partecipa a queste iniziative, però qualche voce dice no, il nome Paolino Via non si tocca. A me Paolino Via non si tocca. È stato Nenni, il mio insegnante di scuola elementare. Ce l'ho nel cuore Paolino Via. È stato il mio insegnante. Io sabato prossimo farò un convegno, la transumanza, patrimonio UNESCO, e Mandriano, Antonio Fennicolo, parlerà della transumanza. Però nell'ambito di questo convegno ho pensato di incominciare a parlare dei nostri maestri del passato. E partiremo da Paolino Via Nenenne, nel ricordo di Angelo Imbrenda e di altri suoi alunni delle elementari degli anni 50 e del 900 oceano. Allora, la mia idea, la mia proposta, è caduta nel dimenticatoio, a me va benissimo così. Per me il campo di calcio sarà il campo di calcio di questi pionieri. E manca a farla apposta. In questi pionieri ci sta Paolino Via. Questa squadra qui, il massaggiatore era Paolo Picciotti, il padre di Geppino e di... Se dico qualche errore dei nomi, scusatemi. Poi c'era Ninnillo Via, Onofrio Ninnillo Via, c'era Freda, il Ramaio, il marito di Gerardino, ma adesso il nome mi sfugge. Freda, c'era Michele Chiariello, usciava Is, per capirci che abitava nella palazzina qua. C'era Maione Landolfi, mio padre Pasquale Imbrenda, e allora il presidente era Michele Capri. Accosciati in seconda fila, Peppe Landolfi, Vincenzo Valvanese, i nomi stanno tutti qua, ma adesso non è che ricordo. E poi c'era Nenenne, qui accosciato c'era Caivano, Umberto Caivano, il capitano Ettore Basile, il nostro grandissimo capitano, e Vito Picciotti. Io volevo dare questo nome, non per protagonismo, perché io il calcio a Buccino l'ho praticato negli anni 60. A questi pionieri. Io avrei intestato questa curva a questo lato della cosa. Diciamo laterale, tribuna, come vuoi chiamare? Paolino Via, perché il maestro Paolino Via, negli anni 60 c'erano le frane. Il campo sportivo ogni anno bisognava andare a togliere pezzo della frana nell'angolo della, dove ci sono gli spogliatoi. Con le carriole si portava a buttare da questo lato la terra che... E questo è stato fatto per tanti anni. In quella curva, lato spogliatoi, io l'avrei chiamata curva Italo Pesce, perché il presidente Italo Pesce si sedeva in quell'angolo lì a vedere le partite. La tribuna, potevamo dargli tribuna Santa Maria, non so. Quindi voglio dire, io non toglievo niente a Paolino Via, perché io l'ho conosciuto e lui avrebbe gradito questa mia iniziativa. Perché Paolino Via, io quando ho iniziato a giocare a calcio nella Buccinese, avevo 15 anni più o meno, e lui esordimmo una partita, dovevamo giocare a Serercia, e il Nenene diceva, ma no, ma questi sono troppo, si fanno male cose. Lui temeva per la nostra incolumità, Paolino Via. Quindi dico, questi signori che parlano non sanno, cioè devono essere contro a prescindere, non sanno che io Paolino Via ce l'ho nel cuore. Non avrei fatto un torto a Paolino Via. E mi dispiace che purtroppo l'indifferenza generale genera questi mostri di chiacchiere a vuoto. Chiusa questa parentesi. Perché la storia del calcio di Buccino è ricca di sacrifici. Qui ci sta Maria Rosaria Pagnani, il padre Umberto Pagnani è stato il presidente degli anni 50, quando in questo campo non si faceva solo sport calcio, si faceva ciclismo, si facevano corse,
si faceva cultura in tutti i sensi. Buccinese, sì. La tua foto è stata immortalata anche sulla voce di Bucci, sul libro. La tua foto. Scusatemi se mi sto dilungando, ma è importante conoscere la nostra storia. E andiamo al presente. Perché quest'anno io premio, oltre alla memoria di Vito Martino, che non l'abbiamo dimenticato, disse a Ines, guarda che io Vito lo penso e ci sarà il momento che lo ricorderò. Questa volta premio la squadra di calcio che Gaetano del Chierico ha portato al massimo dei successi, perché la Buccinese, che negli anni 30, 40, dominava nella zona, l'Empollo, il Sant'Arsenio, venivano qui, c'erano delle partite storiche, ci sono state, era una delle squadre più forti. L'unica squadra che ci batteva spesso era il Teore di provincia di Avellino, perché andava a prendere i giocatori dell'Avellino per poter vincere, perché con i giocatori del Teore. Invece la Buccinese giocava i suoi giocatori, tutti i buccinesi doc. Allora dico, il calcio storico del passato è questo. Adesso siamo passati al calcio dei miliardari e dei milionari, e abbiamo un'eccezione che è Gaetano del Chierico, che essendo un appassionato, essendo un calciatore, essendo uno che ha vissuto e vive il calcio dall'interno, è riuscito a fare un piccolo miracolo. Scusate, io vi ho detto, io sto improvvisando perché la scaletta non so, man mano ne parlo, però non sarò troppo lungo perché mi rendo conto che non voglio esagerare della vostra pazienza. Lui ha fatto un miracolo. La squadra di calcio buccinese per anni ha giocato massimo seconda categoria, terza categoria. Io ho giocato sotto falso nome nella Buccinese negli anni, metà anni 60, quando studiavo a Salerno, era cartellinato con una squadra di Salerno e della zona, e venivamo a giocare io ed altri sotto falso nome per rafforzare i pochi che erano rimasti qui a Buccini. Tutte queste cose qua sono ricordi che io ho riportato nel libro. E tanti i campionati giovanili che si facevano qui. Negli anni 60 si faceva un torneo di calcio giovanile con la squadra, due squadre del Borgo, Falchi Rossi, la squadra che tu giocavi nei Falchi Rossi? Falchi Rossi e Primavera Boys. Io che facevo? I Falchi Rossi erano i giocatori più brillanti e io raccoglievo tutti quei ragazzini che non potevano far parte della squadra dei Falchi Rossi e quelli un po' grandicelli di età, che erano delle, non erano calciatori, erano così, dei, e io mettevo insieme tutto questo per fare una squadretta. Il portiere di questa squadra della Primavera Boys era Peppino Chiariello, il fratello di Mario Chiariello. Mario Chiariello faceva il difensore, ma non, il calcio non lo masticava troppo, però era fisicamente un po'. Peppino, che era un piccolino, ma era un temerario in porta, sembrava un piccolo zecapicci, per capirci, come portiere. E quindi facevamo questi campionati. Io avevo 15 anni, ma non partecipavo a questo campionato, perché già facevo parte della prima squadra e quindi non potevo giocare in mezzo ai ragazzini, no. Però c'era Tommasino, il padre di Gaetano, che giocava con la squadra della piazza. C'era Nandino pure e c'erano altri. E questo era il calcio degli anni 60, quel calcio quando il terreno del calcio c'era Paolino Via, che era uno dei dirigenti allora, perché aveva già lasciato Umberto Bagnani verso la metà degli anni 50 la dirigenza, e quindi ci fu un periodo di dirigenza un po' così, Cesarino Scaffa, il ragioniere Cerulo, tutti. E si portava avanti questo, ma si arrivava a fare la terza categoria, non di più. Poi arrivò Mario Di Leo e si cominciò a pensare a fare. Mario Di Leo è stato uno dei grandi presidenti che comunque ha dedicato tanto al calcio buccinese. Dopo qualche anno uscì fuori Edoardo Magaldis e così via. E arriviamo ai tempi, ai giorni nostri. Da non so da quando, 15-10 anni. Da 5 anni, quindi diciamo ci sono stati 5-6 anni di prima categoria, promozione, poi
promozione, diciamo le salvezze all'ultimo secondo, all'ultimo minuto. Per anni la Buccini si è sempre salvata. Viene Gaetano Del Chierico all'inizio, poi dopo esplode. La Buccini diventa una delle squadre più competitive a livello di promozione. Vince il campionato di promozione, va in eccellenza un paio d'anni fa e rischia già di arrivare ai playoff del primo anno. Secondo anno, che sarebbe quest'anno, arriva con tutti i problemi di Covid, quindi è stato un campionato un po' così fatto particolare. Si arriva ai supplementari, diciamo a fare i playoff, però succede il patatrac che poi forse Gaetano è meglio di me vi può illustrare. Io adesso che faccio? Ripeto, chiudo questa parentesi. Chiedo scusa Maria, io no, per iniziare. Allora, adesso prima di entrare nel vivo della. Ho fatto un'introduzione. Maria, vieni a portare i saluti dell'amministrazione come. Stasera sono a portare i saluti dell'amministrazione comunale, a complimentarmi per questa bella manifestazione. Effettivamente il calcio è la nostra storia e quindi è la cultura del nostro Buccino Volcei. Quindi non potevamo far mancare la nostra presenza vicino ad Angelo e soprattutto vicino a chi con entusiasmo, abnegazione, passione, impegno, tralasciando, lo dicevamo poco prima con Gaetano, impegni familiari, impegni di lavoro, trascurando un po' quella che è la nostra vita, ci si dedica con tanta passione. Quindi a nome del sindaco porto i saluti di tutta l'amministrazione, lui è impegnato in un'altra manifestazione a Contursi e auguro a tutti una felice e serena serata e buona continuazione. Grazie Maria, anche per la sintesi hai fatto recuperare un po' il tempo che ho fatto perdere io. Grazie e andiamo avanti. Vito lo lasciamo in chiusura. Allora, io chiamerei a questo punto Marco Robertazzi, un giovane che io ho conosciuto oggi visivamente, l'avevo visto 2 anni fa qui che strimbellava una chitarra insieme ad alcuni amici qui in Pineta alla festa dei buccinesi che facevamo 2 anni fa in Pineta. Marco, io non ti farò, cioè tu dirai qualcosa, io non so esattamente. So che sei un, come definirti, come fiduciario locale del CONI e quindi abbiamo un qualcosa che ci accomuna a questo libro, che per me è importante. Dimmi qualcosa di perché questo tuo interesse per il calcio e per il CONI. Allora, buonasera a tutti, io innanzitutto mi siedo. Innanzitutto ringrazio Angelo per avermi invitato a questa manifestazione e ringrazio insomma la presenza della professoressa Dacunto, del presidente, l'avvocato Del Chierico, e porto i saluti a voi tutti insomma da parte del CONI provinciale di Salerno. Dico giusto qualcosa su questa manifestazione molto interessante e prendo spunto proprio dal titolo, che sport e cultura. Sport e cultura perché ogni evento sportivo è innanzitutto anche un punto di aggregazione culturale. Lo sport non è un fatto a sé stante, va oltre il semplice miglioramento del gesto atletico. Ogni paese ha le sue tradizioni culturali, tradizioni sportive e questo ne arricchisce insomma il livello culturale del paese stesso. Lo sport appunto è un insegnamento, è una palestra di vita e insegna tanti valori importanti quali la lealtà, lo spirito di fratellanza, che è uno dei valori più belli che insegna lo sport. Poi in questi giorni abbiamo visto sicuramente in TV le Olimpiadi di Tokyo e avremo sicuramente visto i 5 cerchi olimpici che rappresentano i 5 continenti abitati del mondo. A testimonianza del fatto, questi cerchi sono intrecciati
a testimonianza proprio del fatto che lo sport unisce e mai divide e non conosce alcuna discriminazione, alcun colore. Nel nostro piccolo qui a Buccino abbiamo delle bellissime realtà, abbiamo diverse insomma associazioni sportive, associazioni di danza, abbiamo una scuola calcio, abbiamo appunto una squadra che milita il campionato di eccellenza, la Buccinese, che ha portato livelli, ha portato risultati straordinari. Cosa possiamo fare quindi? Possiamo incrementare ancora di più la presenza dello sport sul nostro territorio per farlo sentire forte e insomma siamo partiti bene e stiamo continuando altrettanto bene e speriamo che nel futuro riusciamo a fare sempre meglio, proprio perché lo sport, anche per le generazioni future, anche per i piccoli, per i giovani, lo sport è importante proprio perché insegna tanto, insegna modelli di vita insomma sani e allontana, può allontanare i giovani da tanti problemi. E ringrazio ancora Angelo la presenza di voi tutti e speriamo insomma di riuscire a fare qualcosa di utile per lo sport in questo paese. Grazie Marco per le tue parole di speranza, di giovanile speranza. Adesso tocca a Teresa D'Agundo, la professoressa D'Agundo, docente in lettere. Vediamo che cosa ci può dire sul calcio, sullo sport e cultura. Cosa posso dire? La mia vita, non mio malgrado, per mia fortuna, ha avuto sempre come punto centrale lo sport, perché ho un torto collo da quando ho conosciuto mio marito, da quando sono nati i miei figli, sono stata sempre su un campo di calcio, quindi poi proprio il contatto con lo sport mi ha fatto capire che la grandezza e l'importanza, tanto è vero che oggi sono appena arrivata, sono stata 3 giorni con i ragazzi a Policastro sul Bussento in questa attività estiva della scuola che veramente ho apprezzato. Se uno non conosce a fondo perché vengono spesi questi soldi, che poi non sono tantissimi, ma come vengono spesi, non apprezza quello che è stato fatto proprio in questo periodo di pandemia per i giovani. Quindi a che cosa sono serviti questi soldi stanziati per i ragazzi? Sono pochi soldi, tanto è vero che noi abbiamo dormito in una tenda, quindi sul cleto del fiume, in effetti sulla riva del fiume Bussendo abbiamo dormito in una tenda e i ragazzi hanno fatto sport, hanno fatto canotaggio, però l'istruttore è un campione nazionale di canoa, quindi hanno avuto un istruttore bravissimo, hanno fatto 3 giorni e già dopo il primo giorno, ieri, andavano da soli sul fiume, con certamente sorvegliati dagli istruttori, ma su questa canoa come se fossero nati lì. Quindi perché lo sport? Quando Angelo mi diceva, non so se è verbo o congiunzione, io dico che invece è verbo, lo sport è cultura. Lo sport è nato come cultura, non l'hanno creato oggi né i mass media, né i giovani, né il calcio. Lo sport è nato quando l'uomo si è incamminato sulla strada della civiltà, ha capito che il corpo era una componente importante, tanto è vero che fare sport, se partiamo dalle Olimpiadi, non voglio qua tediarvi, dalle Olimpiadi, ma lo sport a che cosa serviva? Rendeva quasi divino la persona che vinceva, non aveva soldi, non aveva niente, aveva una semplice corona, ma lo sport era lo status, cioè rappresentava la nazione. Infatti, che cosa? Sport e cultura. Cultura, da dove deriva la parola cultura? Deriva da colere, che significa coltivare, quindi colere, coltivare. Io che cosa coltivo? Coltivo un campo, mi prendo cura del campo. Per gli antichi latini che coltivavano il corpo e l'anima, diceva Cicerone, cultura animi, c'era la finalità verso cui tendeva la filosofia, cioè l'uomo, il filosofo, doveva avere cultura del suo animo. Poi doveva avere la cultura della parola, quindi con la retorica e la dialettica, e doveva vincere le passioni attraverso
il teatro, quindi l'armonia che si creava. Ma la cultura non apparteneva alla massa, ragazzi. Oggi noi parliamo di cultura, la gente pure magari non si rende conto, ma la cultura non è mai appartenuta alla massa, la cultura è privilegio di pochi. Tanto è vero che nella Roma antica c'era l'usanza di trasmettere attraverso la tecnica della mnemotecnica, scusate il bisticcio delle parole, perché una persona che aveva cultura, una famiglia, aveva un prestigio in base alla cultura che aveva. Quindi non pensiamo che la cultura sia stata qualcosa di massa, perché chi l'aveva non la cedeva a nessuno. La cultura, quindi corpo sano, corpo e mente erano un binomio inscindibile. Quindi se Cicerone parlava di cultura animi, c'era anche la cultura del corpo, corporis, e quindi è stato sempre un binomio. Poi questa cultura certamente con il passare degli anni, con il passare dei secoli, con il Medioevo, si è capito che la cultura doveva essere un po' più diffusa, e quindi nacquero quindi le arti del trivio e del quadrivio, ma sono sempre, anche nel Medioevo, la cultura aveva sì una finalità ascetica, doveva creare l'armonia verso Dio, ma era sempre una cultura di pochi. Per arrivare alla cultura di massa dobbiamo aspettare all'Ottocento, ma non di massa diciamo che filtrata nella borghesia. Quindi quando oggi noi parliamo di cultura e non ci rendiamo conto della conquista sociale che è stata fatta, non si arriva, nessuno ti offre la cultura. La cultura è qualcosa che crea uno status simbolo. E allora oggi noi, sì, si parla ai ragazzi, ma poi fondamentalmente chi si prende cura dei ragazzi? Perché se io sono stata 2 o 3 giorni a dormire sotto, io l'ho fatto per amore dei ragazzi, per amore della cultura, perché lì i ragazzi hanno imparato la canoa, hanno imparato qual è la foce del Bussento e come si sale e come si scende, hanno imparato a vivere a contatto con la natura, la notte, a sentire, abbiamo sentito i pesci che saltavano nell'acqua. Quindi questo contatto con la natura significa che il ragazzo oggi hanno pulito tutto quel, perché hanno capito che non potevano sporcare un ambiente così pulito. Quindi sport e cultura. E allora per arrivare a questa cultura di cui oggi noi parliamo, dobbiamo capire che è una conquista sociale, questo lo dico ai ragazzi, è una conquista, nessuno vi apre alla cultura, nessuno vi offre la cultura, anzi cercano di darvi, pure di regalarvi il diploma, a volte lo regaliamo, ma le persone che si impegnano per formare armonicamente un individuo sono poche, credetemi, sono poche quelli che credono nella cultura. Per cui cerchiamo di dare una mano a chi si impegna, a chi crede nella scuola, a chi crede nel sociale, perché l'uomo è un animale politico, diceva Aristotele. L'uomo si realizza nella società, non può realizzarsi fuori dalla società. E quindi dobbiamo apprezzare persone come Angelo, che attraverso il ricordo e la memoria storica, perché nessuno è veramente morto se viene ricordato, nel momento in cui noi stiamo qua a parlare di Paolino Via o di Tommaso del Chierico o del capitano come si chiama? Ettore Basile. Questi non sono mai morti, nessuno muore veramente fin quando è ricordato. Però ricordatevi, e oggi ragazzi sono pochi, che la cultura è una conquista e te la tolgono facilmente. Cioè quelli che la posseggono, quelli che hanno veramente, non è cambiato molto dal tempo dei Romani, perché chi veramente possiede la cultura possiede il potere, è l'unico strumento. Che diceva Don Lorenzo Milano, la parola ci rende uguali, quindi solo la parola. Perciò io invito i ragazzi, fin quando starò nella scuola, lo farò e l'ho sempre fatto, tanto a me mi danno 14 euro all'ora per 5 ore per i giorni che ho fatto qui, quindi saranno un 50 euro al giorno, quindi non l'ho fatto certamente, l'ho consumato di acqua e di caffè per poter stare, ma lo faccio per amore, l'ho sempre fatto per amore della cultura. Quindi cultura e sport.